Bentornati. Allora, siamo con il nostro Instant Focus, quindi come ben sapete il momento dedicato a degli approfondimenti. Economia italiana tra previsioni al ribasso e sfiducia. Non vorremmo essere negativi e pessimisti, in realtà non lo siamo, anzi cerchiamo di capire un po' a partire dalle ultime previsioni che sono arrivate, anche quelle che sono state messe nero su bianco sul DEF, sul documento di economia e finanza, come poter in qualche modo guardare con maggiore ottimismo al futuro. Però indubbiamente in questo momento ci sono tanti elementi che purtroppo penalizzano l'economia. Intanto il Covid, siamo usciti piano piano e faticosamente dall'emergenza sanitaria con finalmente le riaperture che adesso diventano anche sempre più intense, non solo riaperture in modo fattivo delle attività, ma anche proprio per l'allentamento rispetto a, per esempio, l'utilizzo del Green Pass, che prima ovviamente limitava anche il movimento delle persone, quindi le persone possono girare di più e possono consumare di più. Però dall'altra parte abbiamo intanto ancora comunque il Covid che non se n'è andato al 100%, quindi indubbiamente, visto che parliamo anche di sentiment, la paura permane. Però ci sono tutte le questioni geopolitiche che non stanno facendo altro che sul fronte economico, perché adesso parliamo di questo, rendere ancora più evidenti le problematiche che già ci accompagnano dall'inizio dell'anno, anzi già dalla fine dello scorso anno, in primis l'inflazione che continua ad aumentare e che non è certo un fattore temporaneo, ma è diventato ormai strutturale. E peraltro, e poi mi taccio, Banca Italia, visto che stiamo parlando anche un po' di considerazioni che ci riportano una fotografia generale, ha detto senza il gas russo, perché è il tema centrale. Di Maio e il Premier Mario Draghi andranno proprio in Algeria per cercare di capire se si possono stringere dei rapporti commerciali con l'Algeria per evitare la dipendenza della Russia, ma senza il gas russo l'inflazione potrebbe salire all'8%, tanto per cominciare, e tanto per cominciare siamo già al 6,7%, con tutti i temi dei rincari dei prezzi e con le imprese che naturalmente non ce la fanno più. Alfredo Zini, presidente Imprese Storiche, con noi sulle fonti TV oggi. Alfredo, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento, che sicuramente avranno voglia di viaggiare anche il prossimo weekend, che sarà Pasqua, insomma. Sì, giusto. Allora io ho un rientro, no, adesso forse non ce l'ho più, perfetto, abbiamo sistemato il rientro audio, quindi possiamo chiacchierare, è vero Alfredo? Io in realtà ti ho contattato per fare un discorso più generale, ma possiamo poi farlo mirato anche per il fine settimana di Pasqua. E, no, io ho ancora un ritorno audio, non so se è la cassa di Alfredo che deve essere chiusa. Sì, Alfredo, mi conferma dalla regia se riesce a sistemare la cassa, perché sennò io dovrei togliermi l'auricolare, lo posso fare. Devi abbassare un po' il volume, giusto per riallinearci con la diretta. Vediamo, adesso molto meglio, grazie Alfredo. Allora, dicevamo, poi faremo anche un ragionamento su Pasqua. No, non lo risolviamo, facciamo così, tolgo l'auricolare così possiamo parlare. Allora, Alfredo, è quello che dico. Nel senso che c'è veramente un sentiment negativo in questo momento per le imprese? Ma sì, c'è molta preoccupazione più che un sentiment, nel senso che i costi sono veramente alti, sono esorbitanti, anche se la gente consuma, continua a uscire, ha voglia di uscire, e questo sicuramente è di buon auspicio per il proseguo, insomma, di quest'anno. Certo che la situazione Covid, che non è ancora terminata, la situazione guerra generano preoccupazione soprattutto dal punto di vista dei costi. Il nostro paese purtroppo non è in grado di avere materie prime a sufficienza, perché abbiamo, insomma, tergiversato molto in questi ultimi anni, e quindi ci troviamo a dover acquistare tutto con dei prezzi che naturalmente continuano a aumentare. Prima di tutti, naturalmente, il costo dell'energia, ma poi anche quello delle materie prime. Noi importiamo quasi tutto, non siamo un paese che produce abbastanza per autoalimentarci. Certo. No, assolutamente sì. Quindi, insomma, il tema poi dell'inflazione, peraltro, di cui mi sto occupando in questo periodo in generale, ci sono diversi tipi di inflazione. La nostra è quella cattiva perché appunto riguarda proprio il rincaro delle materie prime che poi a cascata cosa fa? Cioè, appunto, limita l'operatività delle imprese che a volte sono costrette a non produrre e quindi la produzione cala e i prezzi aumentano ancora di più, una spirale proprio pazzesca. Ma in tutto questo c'è anche il tema degli stipendi, cioè le imprese come possono pensare di guardare in modo lungimirante
lungimirante al futuro e di aiutare anche chi lavora per loro, no? Non possono farlo, sono proprio bloccati e questa è appunto l'inflazione cattiva. Sì, giusto, il problema dei salari è un problema reale che se ne discute da moltissimi anni. No, le imprese non riescono a dare più liquidità ai propri collaboratori. C'è di buono, diciamo così, tra virgolette, che negli ultimi anni si è speso poco perché ci sono state molte restrizioni, quindi gli italiani qualche soldino da parte l'hanno messo per affrontare le spese correnti, che naturalmente nei prossimi mesi saranno sempre più forti, nel senso che anche le bollette di casa hanno subito dei rincari e subiranno probabilmente dei rincari. Si è parlato fino a qualche giorno fa, insomma, la temperatura era fresca e quindi dovevamo tenere il riscaldamento acceso. Tra un po' entreremo nell'accendere il condizionatore e comunque il consumo di energia sarà comunque alto e quindi le bollette saranno pesanti. Il problema dei salari è quello che se la macchina dello Stato non deciderà di abbassare la contribuzione per le imprese, perché ricordiamo che quando noi diamo uno stipendio di 1000 euro a un nostro collaboratore ne spendiamo 850 da dare allo Stato, certo, per mantenere tutti quei servizi, per mantenere i pensionati, quindi una contribuzione, uno stipendio al lavoratore e uno stipendio quasi allo Stato per i propri servizi, oltre naturalmente alla tassazione che per le imprese supera il 65%, e questo mette in grossa difficoltà le imprese e metterà anche in difficoltà i lavoratori, perché si vedranno comunque un costo della vita più alto e uno stipendio che rimane fermo purtroppo da moltissimi anni e quindi non darà quella libertà di azione ai lavoratori per fare alcune cose che, voglio dire, potranno portare al benessere della propria persona. Ma da questo punto di vista bisognerà ripensare a una riforma vera del mondo del lavoro, anche tenendo in considerazione quello che è successo negli ultimi anni, quello della pandemia, del Covid e ora quello della guerra. E che sia la volta buona però per rivedere in toto il mondo del lavoro, perché come hai detto tu, Alfredo, ma ci sarei arrivata anch'io, per esempio quello degli stipendi non è che è un problema sorto a causa della pandemia del Covid o adesso a causa della situazione dell'inflazione che sta aumentando anche rispetto alle questioni geopolitiche. Cioè noi, lo abbiamo detto anche in altri approfondimenti, non vediamo aumentare gli stipendi già da molto tempo, cioè siamo veramente bloccati. Paradossalmente ricordo questa cosa che mi è rimasta impressa: guadagnavamo di più nel 1994, cioè dobbiamo tornare agli anni 90 per parlare di una situazione che vedesse un'economia florida a pari passo, che andasse di pari passo, no? Anche con un aumento dei salari. Sì, questo è, ma tu sai benissimo che in questo paese quando si parla di riforme la gente ne parla, ma poi quando si mette al tavolo delle trattative diventa complicato farle digerire a tutti e quindi poi alla fine si decide di non farle, no? Il mercato del lavoro è cambiato negli ultimi 10 anni, gli stipendi sono rimasti gli stessi, se non con qualche piccolo ritocco dettati proprio dall'inflazione, dal costo della vita, ma nulla di più. Non si è pensato a una riforma, se ne parla sempre molto e si litiga molto e poi non si arriva a conclusione, che è quella dei pensionati per pagare le pensioni, no? Se ci pensiamo è il mondo legato al mondo del lavoro, a quello anche dell'uscita dal mondo del lavoro. E quindi riforme non si fanno, non ci si pensa naturalmente, e si munge sempre l'impresa come se fosse veramente una macchina per i soldi. Purtroppo non è così, lo stiamo notando, abbiamo avuto in questi 2 anni una chiusura pazzesca di imprese, ma che soprattutto quelle micro e piccole imprese che sono il motore del paese Italia. Ecco, da questo punto di vista naturalmente la politica sembra che sia sorda, ecco, la voglio dire così, fammela dire così in maniera molto chiara, molto aperta. Sì, assolutamente. Si pensa sempre alla grande industria, funziona, ma la grande industria, come dicevo prima, è che poi non produce abbastanza quelle materie prime che servono al piccolo negozio, al bottegaio, al piccolo artigiano per creare delle cose che voglio dire farebbero stare bene in questo momento e farebbero contenere anche i prezzi, perché saremmo in grado di produrre noi le materie prime.
Ecco, che questo è un altro punto cruciale, al posto di rivolgersi sempre agli altri, che peraltro al di là poi dei danni che possono esserci, come quello che abbiamo visto con la Russia, ma i costi sono più alti, no? Invece se sfruttassimo le nostre risorse interne, ovviamente ci sarebbe anche un guadagno in quei termini. Con Confindustria che parla di una tenuta delle imprese a rischio, Alfredo, ti posso chiedere quali sono i settori più in sofferenza rispetto a quelli che monitori tu, insomma? Ma sicuramente quello del negozio di vicinato. Oggi il consumatore ha imparato ad acquistare sui siti online e quindi il piccolo negozio che non si è attrezzato, che non è entrato in rete, che non è stato in grado di sviluppare quel tipo di mercato e rimanere concorrenziale. Cioè, noi abbiamo delle multinazionali, e questo è un altro tema, che operano in Italia ma che poi le tasse non le pagano in Italia. E quindi oltre il danno la beffa, la dico proprio così, no? Mettendo in crisi molti negozi piccoli, la merceria, il negozio abbigliamento, delle scarpe, ma anche il piccolo negozio di alimentari, il macellaio, l'ortolano, che in questi ultimi anni sono stati naturalmente sostituiti da imprenditori extracomunitari, dove naturalmente è un mercato differente in parallelo, anche dove gli italiani stanno iniziando ad andare ad acquistare, perché naturalmente importano i prodotti direttamente da altri paesi e poi hanno dei costi di gestione che sicuramente sono differenti rispetto a quelli di un imprenditore italiano. Molte di queste ditte sono ditte individuali e non hanno dipendenti nel proprio organico, e anche questo, insomma, qualche riflessione dovrebbe farla fare. Come fa una gestione di un pubblico esercizio del negozio di alimentari a vivere solo con una persona all'interno come manovalanza e come manodopera? Ci sono dei collaboratori spesso che sono lavoratori in nero, che naturalmente non si riescono poi a gestire, perché naturalmente hanno una documentazione che spesso è fatta di fotocopie e che naturalmente Certo. non è controllabile, non è verificabile, e da questo punto di vista, insomma, loro riescono ad avere dei prezzi molto concorrenziali, cose che purtroppo l'imprenditore non riesce a fare, perché italiano, perché diciamo che rispetta tutte quelle che sono le norme italiane, paga anche per i propri collaboratori familiari in maniera veramente esagerata. E da questo punto di vista, quando parlo di riforma del mercato del lavoro, intendo anche una maggiore garanzia, maggior tutela anche per le imprese familiari, che sono un'altra forza del nostro paese, perché poi soprattutto, magari rispetto alle grandi città no, ma rispetto ai piccoli comuni, ai piccoli centri, e noi sappiamo che il nostro paese sono 8 milioni, 8 mila campanili, 8 mila comuni, e questo direi che è fondamentale per far sopravvivere anche i territori e farli sviluppare. Ecco, al di là del fatto che abbiamo purtroppo già detto più volte che non si può essere troppo, cioè, lungimiranti, ma non perché non siamo in grado e le imprese non siano in grado, perché naturalmente non si sa davvero quello che potrebbe succedere, si naviga un po' a vista. Però la Pasqua, visto che siamo alla vigilia praticamente della Pasqua, potrà dare un minimo impulso, insomma, Alfredo, chiaramente non è che risolverà la situazione, ma potrà aiutare un po' a dare una spinta. Per esempio, leggevo che Federalberghi ha parlato di un ritorno ai viaggi per 14 milioni di italiani, quindi il turismo che potrebbe riconfermarsi come un driver eccezionale proprio per l'economia dei vari territori. Adesso, al di là di questo, al di là dei viaggi, parliamo in generale dell'economia, anche della ristorazione, del fatto delle tendenze che tu, insomma, poi tu ce li porti sempre, no? Degli italiani, qual è la sensazione che hai rispetto a questi giorni di festa, di Pasqua? Ma la sensazione è buona, soprattutto su quelle che sono gli arrivi da parte di stranieri in Italia. Devo dire che c'è un mercato che sta ripartendo, e questo è fondamentale. È ovvio che il trasferimento degli italiani nel nostro paese è dettato spesso sulle seconde case, su essere ospitati da amici. Questo fa bene, perché naturalmente poi si consuma sui territori, e quindi gli si dà un po' di respiro da un punto di vista economico. Ci sarà il tutto esaurito, è vero, ma molte attività saranno ancora chiuse, quindi il tutto esaurito è sempre relazionato al fatto che non tutti gli alberghi, tutte le strutture ricettive saranno aperti per questo fine settimana, quello pasquale, che naturalmente
porterà benefici, come dicevo prima, a molti territori e darà la possibilità di risollevare un po' anche il morale agli italiani che per troppo tempo stanno subendo restrizioni non solo dettate alla pandemia, ma anche proprio rispetto alla guerra, rispetto a quello che è lo stress psicofisico che stiamo subendo un po' tutti. Ecco, poi il tema successivo sarà quello della ripresa del lavoro, come verrà ripreso, quanto peserà il tema dello smart working su quelle centinaia e migliaia di aziende che operano nei territori dove naturalmente ci sono le grandi imprese, i grandi uffici, come il territorio di Milano, come le grandi città, perché il fatto che i lavoratori non arriveranno a lavorare in ufficio vorrà dire una crisi su quello che sarà il sistema della pausa pranzo, ma anche di quello tutto collegato, perché spesso e volentieri la signora, la donna che va in ufficio spesso si ferma al parrucchiere sotto l'ufficio, va a fare acquisti sotto il negozio, frequenta la città, e quindi il fatto di non arrivare magari nella città, ecco, questo rallenterà ancora un po' di più i consumi. No, quello sì. Allora, due cose ti volevo chiedere rispetto a quello che hai detto. Tu hai detto una cosa importante: molte strutture però non riusciranno a essere aperte a Pasqua, ma per quale motivo? Proprio per la mancanza di possibilità economiche, cioè legate a... cioè preferiscono stare chiusi perché devono pagare i dipendenti, perché ovviamente si deve mettere in moto tutta una macchina produttiva. È questo o perché per altri motivi, insomma, non potranno essere aperte? Ma no, diciamo che la maggior parte sarà proprio una struttura organizzativa, nel senso che gli stagionali non sono ancora stati assunti, molti non hanno neanche avuto i contributi per poter rimettere in piedi l'azienda, per poter riaprire, perché quando si deve riaprire una struttura ricettiva i costi sono davvero alti e non tutti hanno quella liquidità in questo momento per fare acquisti, per assumere il personale così come se non fossero stagionali, e quindi sicuramente spesso le piccole imprese non ce la fanno, non hanno liquidità per poter organizzarsi al meglio per poter riaprire. Questo diciamo che è la prima cosa. Poi ci sono quelle che purtroppo sono ancora in una fase di stand by, che non sanno quale sarà il loro destino. Ecco, anche qui la voglio dire veramente così: ci sono molte incertezze, perché come andrà a finire questa guerra? Cioè, molti territori lavoravano anche con turisti russi, e che comunque arrivavano anche da quelle parti, perché noi parliamo della Russia, ma i territori poi legati a quel mercato sono molteplici, e quindi se pensiamo anche alla stagione invernale, molti di questi turisti non sono arrivati sulle nostre montagne. Ecco, la guerra in questo momento sta rallentando quel tipo di flusso turistico che per noi comunque era importante. Non bisogna nascondersi dietro un dito, ma ci sono territori, uno su tutti, la Versilia o la Costa Smeralda, che con i russi insomma vivevano benissimo, perché erano grandi consumatori, soprattutto quelli che portavano grande benessere alle nostre imprese. Insomma, un riposizionamento sicuramente ci sarà a livello di commercio, ma peraltro l'altro riposizionamento, e questa è l'altra domanda che ti volevo fare rispetto a quello che dicevi tu poco fa, riguarderà proprio il mondo del lavoro. Appunto, adesso siamo ancora in una fase interlocutoria, non so se è la parola giusta, ma insomma, quando però verranno ridefinite in modo definitivo, per così dire, le regole del lavoro e lo smart working, ormai sappiamo molto bene che è stato adottato ancora di più da imprese e aziende, e quindi questo causerà indubbiamente un riposizionamento anche rispetto a alcuni negozi, no? E imprese storiche che magari fino a qualche tempo fa hanno giocato un ruolo fondamentale in un territorio, ma che non l'avranno più. Qui c'è molta preoccupazione, immagino, Alfredo. Dovranno in qualche modo reinventarsi, però è chiaro che poi la coperta è corta, è un po' un cortocircuito, no? Come fanno se non hanno un po' di ossigeno, un po' di benzina, ecco. No, certo, infatti questa è la sfida, credo, delle grandi città, no? Cioè, se penso a Milano, che di solito mediamente viaggia con 2,5 milioni di persone che gravitano sulla città di Milano, i residenti sono meno di 1,5 milioni, e quindi noi giornalmente ricevevamo circa 1 milione di visitatori nella nostra città. Se questi diminuiranno perché le aziende decideranno il 50% di fare smart working, vuol dire che probabilmente arriveremo sui 2 milioni e meno al giorno di visitatori nella nostra città, e questo è ovvio che da un punto di vista di riorganizzazione delle imprese
sia che danno servizi, ma anche chi affitta gli spazi agli uffici, vedranno un ridimensionamento e quindi probabilmente anche un impoverimento. Se stiamo, difatti, se giriamo per Milano, guardiamo che molti building che sono stati costruiti dal dopo Expo a oggi spesso hanno dei cartelli affittasi, eccetera. Questo, insomma, mette preoccupazione soprattutto a quegli imprenditori che hanno investito aprendo delle nuove attività negli ultimi anni e che oggi vivono con grande preoccupazione, perché non sapranno se in quel palazzo rimarranno 1000 persone al giorno o se invece queste persone saranno 600 persone, certo, al giorno, perché probabilmente ci sarà un turnover. E quindi vorrà dire grande crisi, grande sofferenza. Non sarà facile comunque riadattarsi, perché se mancheranno le persone, soprattutto nel mondo del pubblico esercizio, della pausa pranzo, sarà veramente un dramma per molte famiglie. Le richieste alle istituzioni da parte appunto delle imprese storiche, quindi cosa sono in questo momento, al governo, alla regione, al comune, insomma al comune di riferimento? Ma sai, le richieste sono quelle di avere una visione. Purtroppo il paese italiano non è che può dare contributi a pioggia, a fondo perduto, e quindi riforme vere, riforme strutturali. Esatto. Io credo che questo sia il percorso da fare per tenere in piedi un sistema produttivo che naturalmente ha pagato in questi anni creando e aiutando il paese Italia a svilupparsi. Ecco, se non si parte da qui, non mettiamo, e sai che non piace a me mettere sempre l'aiuto di Stato, ecco, ma riforme, e se ci saranno delle possibilità di ridurre i costi, andare a battere i costi, credo che questo sia la strada maestra. Naturalmente poi sviluppando quelle che possono essere le nostre caratteristiche e quindi vendendo il nostro paese da un punto di vista turistico, da un punto di vista del famoso Made in Italy, i nostri tira sempre fuori questa bellissima parola, ma poi quando è il momento ci facciamo mettere nel sacco anche rispetto a stare in Europa, che per alcuni aspetti è molto vantaggioso, ma per altri è molto penalizzante. Se pensi, il nostro era un paese comunque agricolo, dove producevamo tutto, dove eravamo il più grande produttore di grano, eccetera, eccetera. Oggi anche rispetto a questi prodotti siamo i maggiori importatori. Ecco, probabilmente da questo punto di vista dovremmo rimboccarci le maniche un po' tutti per tornare a quelli che erano i nostri valori contadini, e questo non deve essere un fatto negativo, no? Iniziare con delle nuove tecnologie, ci sono molti ragazzi giovani che vanno a investire anche in imprese agricole, che vanno a portare innovazione a imprese agricole e che riporteranno il nostro paese ad essere tra i migliori produttori di materie prime, sia da un punto di vista agroalimentare, ma anche da un punto di vista veramente industriale. Mm-hmm. Ricordiamoci che poi la Fiat ha fatto grande l'Italia anche da questo punto di vista. Oggi abbiamo esternalizzato tutto. Ecco, da questo punto di vista, certo, io credo che tutti dovremmo fare, a partire dalla politica, insegnarci a riprendere il nostro cammino da dove ci siamo fermati. L'importante è che appunto le nuove generazioni siano messe nelle condizioni di poter lavorare bene, perché altrimenti poi c'è la diaspora, insomma, che appunto fa sì che le idee, le innovazioni, quelle che servono anche al nostro paese, vadano altrove e noi rimaniamo sempre indietro. Allora, ecco, infatti, Alfredo Zini, grazie mille, presidente Imprese Storiche, per essere stato con noi. A presto e buona Pasqua. Grazie a voi, buona Pasqua a tutti i telespettatori, grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a te, Alfredo.